Di recente, per evitare le guardie, abbiamo preso a spostarci attraverso le gallerie, ma molte vie di ingresso in città sono inservibili. Tramite esse, giungiamo rapidamente a destinazione senza incontrare resistenza. Ben trovato, Niccolò. Ah, Ser Ezio, è un piacere. Fabio Orsini, al vostro servizio. Ho sentito molto parlare di voi da mio cugino, Bartolomeo Dalviano. Un abile guerriero. Fabio ci ha messo a disposizione un magazzino sull'isola Tiberina. So che in Toscana siete abituato a ben altre comodità. Va benissimo. Bene. Io vado a occuparmi dei preparativi per la Romagna. Oggi Cesare comanda i miei uomini, ma confido che presto saremo liberi. Ora propongo di iniziare a pianificare l'assalto ai Borgia. Ah, pensi di essere pronto per una mossa del genere? Sì. Per esempio, sai dove le truppe dei Borgia abbiano condotto Caterina Sforza? Cosa? Ignori altresì che i Borgia hanno messo le mani sulla mela dell'Eden? Abbiamo perso la mela. Quindi non conosci la situazione del nemico. Abbiamo almeno qualcuno che possa lavorare per noi? Pochi. I nostri mercenari sono bloccati dagli alleati francesi di Cesare. Abbiamo delle ragazze in un bordello frequentato da cardinali e altri romani importanti, ma la proprietaria è indolente e preferisce frequentare le feste piuttosto che appoggiare la nostra causa. E che mi dici dei ladri della città? Esiste una gilda? Sì, ma si rifiutano di trattare con noi. Ignoro il motivo. Cosa intendi fare? Beh, farmi degli amici.